rivoluzione dei trasporti, da lunedì entra in servizio Autolinee Toscane. Medici QAM, emergenza vaccinazione anti-Covid in Africa. Cavalli da palio, i proprietari affermano non veniamo coinvolti nelle decisioni. Adesso la nostra pagina sportiva, CN Siena, parla a cavallo dopo un esonero, la squadra deve dare di più. Tutto questo e molto altro ancora fra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Come avete sentito dai nostri titoli in apertura, lunedì si apre il capitolo di Autolinee Toscane. L'azienda gestirà il trasporto pubblico locale su tutto il territorio regionale. Per gli utenti non si preannunciano cambiamenti. Il servizio. Il tempo dei tribunali è finito. Lunedì Autolinee Toscane entrerà in servizio. Il territorio avrà così un gestore unico per il trasporto pubblico. Una rivoluzione nel modello, che però non avrà effetti pratici sugli utenti, come ha sottolineato Tommaso Rosa, responsabile area marketing e comunicazione dell'azienda. Lunedì ci saranno le stesse fermate, gli stessi autobus, le stesse linee e gli stessi orari. Chi si recherà alla fermata per fare quello che fa oggi, lo potrà fare anche lunedì. Questo è importante perché ricevamo tante richieste di persone che ci chiedono: ma la tratta Chiusi Chianciano Terme ci sarà ancora? Certo che ci sarà ancora, tutto rimane com'è dal punto di vista di orari, linee e fermate. Il D-Day avrà un punto di svolta nella bigliettazione, che vedrà gli abbonamenti integrati nella tessera sanitaria per una gestione più semplice. Il progetto di Autolinee Toscane è quello di abbinare un abbonamento a un utente. Quindi per fare questo, all'inizio è necessario che gli utenti del trasporto pubblico si registrino sul nostro sito at-bus.it. Una volta registrati, potranno caricare nella fase di registrazione la tessera sanitaria e il loro documento d'identità. Autolinee Toscane li approverà e a quel punto l'utente potrà acquistare sul sito, presso le tabaccherie, nelle biglietterie, ma anche con l'app Tabnet, potrà acquistare qualsiasi tipo di abbonamento. Il progetto di Autolinee punta anche a rinnovare il parco mezzi, anche nell'ottica del rispetto ambientale. Attualmente la Toscana ha un'età media del parco autobus molto più alta di qualsiasi standard europeo. E la nostra idea è quella di, ma non è solo la nostra idea, è anche quello che prevede il contratto, è quello di rinnovare la flotta degli autobus. Avere degli autobus nuovi non significa semplicemente avere esteticamente un autobus nuovo, ma significa impattare meno sull'ambiente, avere degli autobus più efficienti, avere degli autobus più comodi, e quindi significa impattare in maniera positiva sull'utenza. Cambiamo adesso argomento e passiamo alla diatriba che prosegue fra comune e genitori sulla questione pasti nelle mense delle scuole dell'infanzia e primaria di Siena servite dalla mensa centralizzata comunale gestita dall'ASP. Noi ne abbiamo parlato con l'esperto. Non sembrano proprio volersi placare gli animi dei genitori delle scuole dell'infanzia e primaria di Siena servite dalla mensa centralizzata comunale gestita dall'ASP. Il pasto proposto sta mettendo a dura prova l'umore dei genitori. La parola passa all'esperto. I menù devono essere fatti, i menù settimanali devono essere fatti almeno su 4 settimane, ovviamente, da alternare almeno 2 volte all'anno, quindi stagione almeno autunno e inverno e primavera e estate. Per quanto riguarda poi l'altra cosa è promuove molto la variabilità degli alimenti, quindi cercare il più possibile di usare alimenti freschi, di stagione soprattutto, e in particolare andiamo a vedere quello che è la frequenza settimanale, la frutta e la fresca e la verdura di stagione devono essere almeno tutti i giorni, quindi ci devono essere a tutti i pranzi, come anche i cereali si intende, quindi pasta, riso, ma anche farro, orzo, quindi variare anche la tipologia di cereale, e il pane ovviamente, che è molto importante. Poi si va a ridurre sempre di più la frequenza per quelli che sono, per esempio, le patate massimo una volta a settimana, le carni rosse anche massimo 1-2 volte a settimana, come anche il pesce 2 volte a settimana, le uova una volta, e una volta a settimana anche salumi e formaggi. Quindi una cosa fondamentale andare a capire e a valutare anche quella che è la
palatabilità, poi questo magari è anche un po' la cucina che ci deve dare una mano, quindi forse è molto importante anche il dialogo continuo tra chi poi fa i pasti e chi redige il menù, no? Deve essere un qualcosa di fatto insieme, perché è inutile che io faccio, io parlavo prima con una paziente che fa l'insegnante all'asilo in un altro comune, non nel nostro, nel comune della provincia, e mi diceva loro gli fanno lo spezzatino, gli portano lo spezzatino a questi bimbi, chiaramente all'asilo, cioè, oppure le carote cotte col pomodoro, cioè cosa che sinceramente poi infatti i bambini non mangiano niente, quindi poi a quel punto c'è anche spreco alimentare, eccetera, eccetera, ma soprattutto non gli si insegna a questi bambini. Quindi la mensa è un momento importante anche di insegnamento, di cultura alimentare. La campagna vaccinale contro il Covid in Italia prosegue con la somministrazione della terza dose. Si è già partiti per alcune determinate categorie e nei prossimi mesi sarà possibile per tutti prenotare la dose addizionale di vaccino. Ecco a che punto siamo nella Toscana Sud-Est. L'Italia va verso la terza dose di vaccino contro il Covid per tutti. Che l'ipotesi fosse uno scenario verosimile lo aveva già detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. L'agenzia del farmaco EMA ha dato il via libero al richiamo di Moderna per tutti gli over 18. Adesso anche in Italia la direzione è quella di superare l'idea di fare la terza dose soltanto ad anziani fragili, come deciso dal Ministero della Sanità. Intanto in Toscana l'adesione è buona, ma nell'attesa di indicazioni ministeriali specifiche sui target di popolazione cui potrebbe toccare la terza dose in futuro, la Toscana sta rimodulando il piano di somministrazione dei vaccini. La direttrice sanitaria dell'ASL Toscana Sud-Est, Simona Dei, ha parlato di andamento buono, anche se molti soggetti fragili hanno declinato l'invito a vaccinarsi. Arrivano notizie dalla regione, si parla di allargamenti alla fascia degli ultra cinquantenni. Noi ce lo auguriamo tutti, i vaccini ci sarebbero e personalmente, chiaramente come direttore sanitario, la vedo come una possibilità di maggior protezione di fasce di categoria fragili. In questo momento, per fortuna, per quanto stanno aumentando i contagi, sono sotto controllo i ricoveri, quindi diciamo che siamo in una situazione abbastanza protetta. Però, come abbiamo compreso, la temperatura sta scendendo adesso e per evitare che nel periodo invernale accada un'altra ondata con una letalità più alta di adesso, è importante che le persone abbiano una copertura anticorpale. Quindi non faremo passi falsi, ma la nostra speranza è che si riesca anche a scendere sotto il target dei 60 anni. Sui fragili ci stiamo muovendo. I fragili hanno avuto nella nostra prima esperienza del Sud-Est una risposta più alta alla prima dose. Adesso, quando le persone vengono chiamate anche dai loro specialisti, hanno qualche remora in più. Però proviamo a toccarli anche con nuove telefonate, con un intervento di persone che li hanno in cura per le loro patologie, con una proposta attiva di vaccinazione, proprio per far loro capire che chi ha altre malattie, in questo momento il vaccino è una medicina come quelle specifiche che prende per la propria malattia. E sempre riguardo ai vaccini, mentre nel mondo si continua a parlare della terza dose, c'è un continente, ovvero l'Africa, in cui la maggior parte della popolazione non ha ancora ricevuto la prima dose. È questa una delle cause maggiori del nascere di nuove varianti. Vediamo. Europa, America e molti altri paesi del mondo hanno già dato il via alla terza dose di vaccino anti-Covid. Allo stesso tempo, però, interi continenti come l'Africa hanno una percentuale estremamente bassa di vaccinati con prima dose. Un problema molto grave per i cittadini non ancora vaccinati e per il resto della popolazione mondiale. Infatti, fino a quando le vaccinazioni non saranno equilibrate tra le varie parti del mondo, continueranno a diffondersi nuove varianti. Fondamentale quindi incrementare le vaccinazioni, obiettivo principale dei medici e delle organizzazioni operanti in Africa, tra cui QAM, come ci ha spiegato il presidente senese Paolo Rossi. Nella stragrande maggioranza, soprattutto nell'Africa subsahariana, il tasso di vaccinazione è estremamente modesto, 0,8 per esempio in Tanzania, 0,8 nella Repubblica del Congo, 4,8 in Uganda, 4,8% ovviamente. Per cui diciamo il problema è estremamente importante perché già da un calcolo che è stato fatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e non riusciremo a raggiungere neanche il 10%
della popolazione vaccinata entro la fine di ottobre. Quindi il problema è estremamente importante. Perché è importante? Perché abbiamo visto che questo virus cambia e muta costantemente. Quindi qual è l'importanza? L'importanza di vaccinare tutti è quella di evitare che si creino dei serbatoi dove possono poi effettuarsi delle mutazioni. Dovremo organizzare delle squadre di vaccinatori, perché non credo che i medici del QAM, o vorrei citare i colleghi di Medici Senza Frontiere, oppure di Save the Children e quant'altri, possono da soli coprire l'intero territorio nazionale. Una delle filosofie del QAM, infatti, è quella di addestrare prima di tutto e educare e far crescere il personale locale. Questa è la grossa, grande emergenza che abbiamo in Africa, ma ripeto, è un'emergenza che non è solo dell'Africa, è un'emergenza che è per tutto il mondo, perché da lì fino a che resteranno i serbatoi potranno uscire dei virus che non potranno essere contrastati se non soltanto attenuati dalle attuali vaccinazioni. Il palio è in attesa di sapere se finalmente si potrà correre nel 2022. Intanto si parla di come risolvere i problemi causati da questi 2 anni di sospensione. I capitani settimane fa hanno sottolineato alcuni temi su cui intervenire. Oggi l'associazione dei proprietari di cavalli da palio parla chiaramente, affermando: prendono decisioni sul futuro senza ascoltarci, serve maggiore coinvolgimento di chi investe con impegno e passione. I dettagli nel servizio di Veronica Costa. Molti ancora i punti interrogativi sul 2022 anche per il mondo del palio. I capitani però già da alcune settimane avevano sottolineato alcuni temi di cui discutere con l'amministrazione comunale per il prossimo anno. Attenzione alle piste per le corse di addestramento, necessità di maggiori appuntamenti in provincia e soprattutto necessità di intervenire su alcuni elementi previsti dal protocollo. Soltanto i cavalli che hanno preso parte alle prove di notte della carriera precedente, infatti, in questo caso si parlerebbe dell'agosto 2019, possono correre il palio. Adesso però arriva la risposta da parte dell'associazione proprietari, allenatori e allevatori di cavalli da palio, che afferma di non essere stata interpellata su possibili indicazioni sul prossimo anno e chiede quindi che i proprietari siano presi in maggiore considerazione sulle prossime decisioni da prendere, dato il fondamentale impegno e la passione mai venuta meno anche in questi anni di pandemia. I proprietari, l'associazione proprietari, dobbiamo dire sempre sì buona, va tutto bene e altre cose, invece no. Dobbiamo essere più considerati, perché alcune considerazioni secondo me non stanno ai capitani ma stanno anche agli associati, varie valutazioni. Logicamente 2 anni di mancanza di palio, di prove di notte, noi andiamo a saltare una generazione di cavalli completamente, quindi il prossimo anno per forza di cose l'avevamo già detto che serviranno più addestramento. Servirà tante cose in più, perché bisogna sopperire a 2 anni di mancanza di cavalli e di prove di addestramento. Noi siamo concordi, ma noi lo dicevamo insomma da tempo, come la qualità della pista e tante altre cose, e noi purtroppo non veniamo ascoltati, come a suo tempo abbiamo detto che c'erano dei problemi con il canapo e poi purtroppo è successo. Abbiamo detto che erano dei problemi con la pista e purtroppo è stato evidenziato. Cioè, dire le cose, non essere ascoltati e prenderne dei vantaggi gli altri non mi sembra giusto, anche perché gli altri hanno da pensare ad altre cose, non certamente a cavalli. In nessuna parte del mondo si trova persone che mettono a disposizione il proprio capitale per chiamiamolo fra virgolette, un divertimento, una passione di altri. Non esiste in nessuna parte del mondo. Quindi ci vuole un po' più di attenzione. È stata presentata questa mattina la mostra fotografica di Carlo Vigni, L'industria della polvere. Al centro dell'esposizione la storia della Torre dei Pomodori. Ce ne parla nel dettaglio Veronica Costa. La Torre dell'Idit, conosciuta ai più come Torre dei Pomodori. Dietro quella colonna di acciaio e cemento armato si nasconde più di mezzo secolo di storia. In realtà adesso restano solo brandelli di quell'idea innovativa con cui era nata negli anni. Quel progetto rivoluzionario fu solo abbozzato e dopo poco è diventata una struttura fantasma, caratterizzata da un abbandono progressivo. Qualcosa comunque di caratterizzante per il territorio, immobile e imponente al tempo stesso, nonostante gli anni e il deterioramento che avanza.
al punto da farne un soggetto per progetti culturali, come la mostra firmata da Carlo Vigni, che si apre domani al Santa Maria della Scala. L'idea nasce autonomamente, nel senso io mi... come tanti in realtà, non so il primo che ha fotografato o che ha filmato questa archeologia industriale. Io mi sono proposto di farlo in maniera un pochino, diciamo, scientifica, quindi di farlo per bene, e quindi mi sono preso un po' di tempo, insomma, l'ho fatto quando ancora c'era il custode, quindi l'accesso era un po' più... era possibile, ora non è più possibile, e appunto per così tirare un po' le fila di una storia che si stava spegnendo piano piano, perché appunto già ora, per dire, alcune cose che ho fotografato non ci sono più. C'è stato dei tentativi di utilizzare in maniera diversa quella struttura, per esempio ci sono stati gli architetti che avevano intenzione di farci un centro per i cicloamatori, per esempio, visto che c'è proprio la francigena proprio lì, che mi piaceva come idea, era una struttura, diciamo, che si prestava moltissimo a essere integrata con palestre, con depositi, anche con foresterie, eccetera, che sarebbe stato un momento, un'attrazione anche abbastanza importante anche dal punto di vista del turismo, visto che noi puntiamo molto anche sul cicloturismo, come avete visto. Questa è una. L'altra è proprio di questi giorni, un altro progetto per un museo di arte contemporanea. Quindi mi sembra che ci sia una struttura, appunto, di archeologia industriale che offre un sacco di spunti a chi ha voglia di guardarla anche in un altro modo, che non sia soltanto, appunto, l'industria della polvere, come giustamente è stato scritto nel catalogo. Cambiamo adesso argomento. Terra e Cablata ha installato la fibra ottica nel comune di Radicondoli. Questo progetto permette al borgo in provincia di Siena di essere all'avanguardia tecnologica. Filippo Migliattini. La fibra ultraveloce arriva a Radicondoli, un risultato importante per il borgo in provincia di Siena, reso possibile dall'investimento da 300.000 euro di Terre Cablate, che prosegue la sua mission di investire sul territorio. Il progetto è stato un successo e l'intenzione di Terre Cablate è di proporre lo stesso modus operandi anche in altri comuni. Inoltre, in futuro, l'azienda di telecomunicazioni vorrebbe aprirsi non solo al territorio senese, ma anche a quello regionale. Siamo attenzionati, va di moda questo termine, da altre istituzioni fuori dalla provincia di Siena, sia pubbliche che private. Stiamo cominciando a ragionare in aree limitrofe alla provincia di Siena. Credo che questo sia un primo passo per arrivare a una struttura che non sia solo più provinciale, ma abbia anche rilevanza in un ambito regionale. Ci stiamo lavorando e siamo molto fiduciosi che questo possa avvenire in un lasso di tempo accettabile. La copertura di Radicondoli con la fibra ottica è indubbiamente importante per il futuro del borgo. Il sindaco Francesco Guarguaglini si è detto soddisfatto di questo progetto e ha spronato tutto il territorio senese a reagire dopo il difficile periodo passato a causa del Covid. Io credo che il Covid ci abbia insegnato tantissime cose, ci abbia messo alla prova, ci abbia messo in difficoltà, a me per primo e a tutti i sindaci della provincia di Siena, però credo anche che debba essere visto, e noi lo stiamo vedendo così, come momento di ripartenza. Io credo che questo lo stia facendo Radicondoli, lo stanno facendo gli altri sindaci della provincia di Siena, lo deve fare anche la comunità, e anche la comunità di Siena, che in questo momento, so benissimo, e non voglio attizzare nessun tipo di polemica, ma sta vivendo un momento difficile che si aggiunge al Covid, ma è un momento dal quale bisogna uscire con le energie, con la forza. La provincia di Siena è veramente un territorio invidiabile, Radicondoli ne è un esempio nella sua piccola dimensione, e non esempio, spero, e ne sono orgoglioso, anche con le idee, con la novità e con le intuizioni. Siena si prepara alla notte di Halloween, in città sono sempre di più le vetrine addobbate per l'occasione e i negozi che propongono dolci, oggetti e addobbi per la notte più paurosa dell'anno.
La notte di Halloween è alle porte, anche Siena si prepara a celebrare la festa dedicata soprattutto ai bambini e alle famiglie, una festa non tradizionale in Italia, ma che sempre di più, con le giuste dosi di paura e magia, appassiona i ragazzi tra travestimenti, addobbi, grotteschi, fantasmi, streghe, teschi, zucche intagliate e l'immancabile dolcetto scherzetto. In città sono sempre di più le vetrine addobbate per l'occasione e negozi che propongono dolci, oggetti e addobbi per la notte più paurosa dell'anno. Quest'anno un qualcosa si sta iniziando già a muovere un po' di più, cioè c'è più interesse. Noto che ad esempio il settore, specialmente quello dei biscotti, ad esempio si fanno i biscotti in casa, quindi taglia biscotti, queste qui sono quelle che sono gli articoli che vanno anche andavano l'anno scorso e anche quest'anno. E quest'anno però fortunatamente devo dire che c'è maggiore interesse, quindi vedo più gente che viene a chiederci, si sono venduti magari oggettini per fare delle piccole festine, anche in concomitanza con il compleanno stesso, quindi tipo che ne so, che può essere una dentiera luminosa, può essere una dentiera oppure una benda, un pochino qualche articolo per giocare, però anche rispetto allo scorso anno di sicuro, sì, rispetto allo scorso anno abbiamo avuto un po' più richiesta. Il comune di Abbadia San Salvatore ha ufficialmente avviato l'iter per la candidatura delle fiaccole nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale UNESCO. I dettagli nel servizio. Un evento così identitario ed importante per Abbadia San Salvatore da portare l'amministrazione comunale, supportata dalla Regione, ad avviare l'iter per la candidatura nella lista rappresentativa del patrimonio culturale e materiale dell'UNESCO. È l'antichissimo rito delle fiaccole che quest'anno è stato raccontato ed immortalato anche da due pregiatissime opere, un libro fotografico di Stefano Visconti e Flavia Veronesi intitolato Sacro Fuoco ed un film documentario nato da un'idea di Sonia Corsi realizzato poi da Barbara Castelli e Riccardo Domenichini, dal titolo I figli del fuoco. La nostra è veramente una tradizione che affonda le sue radici nell'epoca longobarda. Qui si parte dai riti del fuoco dei popoli nordici, appunto con i Longobardi, con i Franchi di Carlo Magno, per poi essere ripresi dalla cristianità in una sacralità che è rimasta nei secoli, quindi partiamo dal 750-800 d.C. fino ai giorni oggi. Ed è una tradizione questa delle fiaccole che è rimasta intatta, che si è tramandata di generazione in generazione in forma fattiva ed orale, anche nei momenti in cui la legna era veramente un bene preziosissimo. Abbiamo messo in campo, cioè per la richiesta del patrimonio immateriale dell'UNESCO, delle fiaccole, e quindi oggi è un giorno importante, un giorno che ci apre sicuramente una finestra di responsabilità, anche perché chiaramente la nostra tradizione e vuole aprirsi al mondo, e quindi ecco, è particolarmente emozionante essere qui questa sera. Adesso passiamo alla Valdelsa, di nuovo scontro tra il comune di Poggibonsi e quello di Barberino Tavarnelle per la costituzione di un McDrive al confine dei due territori. Il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli, ha duramente criticato la decisione di Barberino Tavarnelle, affermando: siamo fortemente contrari a questa scelta. Sentiamo. Proseguono, anzi aumentano, le frizioni tra il comune di Poggibonsi e quello di Barberino Tavarnelle. Ragione scatenante che ha portato il sindaco David Bussagli a scrivere un duro post su Facebook è il progetto che prevede l'apertura di un McDrive sul confine tra i due comuni. L'amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle, per il tramite del suo dirigente, afferma Bussagli, con risposta alla nostra ulteriore critica formale, ci comunica nella sostanza di voler proseguire con l'iter. Nelle passate settimane il Consiglio Comunale di Poggibonsi aveva approvato un ordine del giorno in cui si parlava di atteggiamento che non siamo più disposti a tollerare riguardo l'apertura di una farmacia comunale che dista 100 metri dal territorio di Poggibonsi e 6 chilometri da Vico d'Elsa, ovvero il primo nucleo abitato significativo del comune fiorentino. Adesso c'è una nuova questione che sembra accentuare un rapporto di collaborazione tra comuni confinanti ormai giunto ai minimi termini, tant'è che Bussagli pone pubblicamente al sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli, due domande. La prima è quale sia l'interesse generale così forte da giustificare questa ulteriore realizzazione in un'area già compromessa, e secondo punto, se e solo se l'interesse generale non fosse così marcato, quale altra ragione giustificherebbe tale scelta.
Per Bussaglie, la zona di confine in cui è prevista la costruzione del McDrive è già fortemente compromessa per le pessime scelte urbanistiche, dice il sindaco di Poggibonsi, fatte principalmente dalle amministrazioni di Barberino negli anni e nei decenni scorsi. Noi, ribadisce Bussaglie, siamo contrari, fortemente contrari alle scelte di Barberino Tavarnelle e da questa in modo particolare. Una decisione che per il primo cittadino di Poggibonsi va contro il contrasto al consumo di suolo, l'urbanizzazione di ogni spazio, perché, osserva Bussaglie, questo è il tempo della sostenibilità ambientale. Ed è avvenuta questa mattina a Colle di Valdelsa la commemorazione del paracadutista colligiano Roberto Bandini, presente all'appuntamento nella piazza che gli è stata dedicata 20 anni fa il sindaco Alessandro Donati. Oggi sì, sono 20 anni della commemorazione di Roberto Bandini e quindi della costruzione, dell'installazione del CIPO qui in Piazza Bandini. Naturalmente una giornata molto importante. Roberto Bandini è un personaggio, un cittadino colligiano molto importante. Con il suo esempio, con il suo coraggio, ha dimostrato che quando si crede in un'idea, quando si crede anche in un ideale, indipendentemente diciamo dalla posizione politica, quando si pensa più che a se stessi a difendere i propri compagni e si pensa agli altri, si possono raggiungere appunto dei momenti veramente molto, molto toccanti. Come ricordavo prima anche agli studenti, questo 20° anniversario coincide con il 79° anniversario della morte di Bandini. È un periodo di tempo che apparentemente è molto lungo, ma poi in realtà è molto vicino a noi, e in questo periodo da 79 anni a questa parte naturalmente l'Italia è cambiata, sono cambiati gli obiettivi militari, l'Italia ormai agisce in teatri di guerra ma come forza di pace. E credo appunto che il sacrificio, gli atti come quelli anche di Bandini abbiano contribuito anche a questa svolta della visione appunto delle operazioni nei teatri di guerra del nostro paese. Quindi dobbiamo comunque ringraziarlo e comunque ricordarlo per quello che ha fatto. Passiamo adesso alla nostra pagina sportiva, adesso il calcio in attesa del match di lunedì contro il Gubbio. Ha parlato oggi in conferenza stampa l'attaccante bianconero Giuseppe Caccavallo. Sentiamo le sue parole all'interno del servizio di Filippo Miattini. Quando c'è un cambio di allenatore, la squadra dimostra quel qualcosa in più. Sono queste le parole di Giuseppe Caccavallo, l'attaccante bianconero, è reduce da un infortunio che lo ha costretto ai box per diverse partite, ma ora è pronto a rientrare. Caccavallo in conferenza stampa ha parlato del cambio di allenatore, dato che lunedì contro il Gubbio sarà il primo match di Maddaloni sulla panchina bianconera. Noi siamo consapevoli e amareggiati per quello che è successo anche al mister Girardino, però adesso c'è un altro capitolo, bisogna guardare avanti. Siamo giocatori importanti con alcuni giovani, ma la maggior parte tutti giocatori esperti, e quindi sappiamo che dobbiamo dare un qualcosa di in più. Quando c'è sempre un cambio di allenatore, la squadra dimostra sempre quel qualcosa in più. L'esonero di Gilardino arriva al termine di un periodo particolare. La squadra ha infatti avvertito la pressione e il malumore della piazza. Ci sono stati dei momenti un po' particolari di questo inizio di campionato. Sapevamo che non era facile perché era una squadra costruita all'ultimo momento, però dopo tante partite bisognava trovare l'assetto giusto. Non dovevamo fare un dramma perché poi alla fine non è che Siena si trovasse in ultime posizioni. I punti sono quelli là, sappiamo che possiamo fare molto di più, ne siamo consapevoli di questo. E passiamo adesso al volley. L'Emma Villas Siena è arrivato oggi a Siena lo schiacciatore russo Ivan Kuznetsov, neo acquisto bianco-blu. Incerta la presenza però nel match di domenica contro Mondovì, match importante per la classifica e anche per il morale dei giocatori, come ha ricordato il neo coach Montagnani.
La Emma Villa su Bessena cerca la scossa e il cambio di passo dopo i 3 KO delle prime 3 giornate. Lo farà con Paolo Montagnani, neo allenatore bianco-blu che da qualche giorno è a capo della squadra senese, e lo farà anche con l'arrivo di un neo acquisto, lo schiacciatore russo Ivan Kuznetsov, arrivato proprio oggi nella città senese. Semplicità, è chiaro che adesso tutte le soluzioni possono andare bene. Però abbiamo ancora 3 giorni di allenamento e io voglio anche conoscere bene questi ragazzi, alcuni li conosco ma non tutti, quindi li voglio conoscere, voglio vedere come stanno reagendo anche dal punto di vista caratteriale. Certo. È in arrivo Ivan Kuznetsov, che speriamo sia qui prima di domenica, e valuteremo anche lui, e quindi un'altra opzione che abbiamo a disposizione. È un ragazzo di 22 anni, molto interessante, 2,5 m, ha delle buone caratteristiche. Emma Villas, che ancora non sa se potrà schierare Kuznetsov sia per questioni burocratiche che tecniche o tattiche, ma che comunque tenterà di cambiare questa tendenza già da domenica, quando scenderà in campo alle ore 18 in trasferta contro la Synergy Mondovì. Una partita da vivere, perché sarà strana, ci avrà un risvolto emotivo, certo, secondo me importante. I ragazzi devono essere bravi, devono gestire bene il momento di rabbia, di frustrazione, di insoddisfazione, lo devono trasformare in fortissima motivazione, in fortissima concentrazione. È un gruppo che lavora. Mondovì, abbiamo i mezzi per vincere a Mondovì. Ed era questa la nostra ultima notizia. Adesso le previsioni del tempo, poi a seguire alle 21 con Tradaglioli d'autore, poi alle 21.30 storie da raccontare condotto da Roberto Rosa, e poi alle 23.30 la replica del nostro TG. Un buon fine settimana e grazie per averci seguito.